innanzitutto la Tenano è già in Serie B, perché manca un punto, per cui mancano 5 partite. Dire, non penso che con il tipo di marcia che ha praticato in quest'anno, una sola sconfitta, voglio dire, possa perderle tutte. Allora, sarà una partita importantissima, forse la più importante per tante ragioni di questa stagione del Girone C, perché per una può valere la promozione, per l'altra invece una certificazione di stabilità e di qualità. L'Avellino ha fatto una seconda parte del campionato eccezionale. È il girone più bello naturalmente della C. Ci sono 8 formazioni, se non sbaglio, che hanno militato nella loro storia in Serie A, per cui al di là delle dimensioni delle piazze. E quindi l'augurio che posso fare è che la Ternana vada su, che l'Avellino la segua. La sfida tra Ternana ed Avellino sarà sicuramente un banco di prova con il quale i lupi dovranno testare il proprio livello di maturità. Ma quest'anno il Covid ha condizionato la nostra vita, quindi puoi immaginarti sul calcio, che è un'espressione della nostra vita. È chiaro che se tu hai 3 assenze così importanti per la positività, hai una minore qualità e il condizionamento c'è, questo è in dubbio, cioè non talmente evidente che se 3 titolari sono fuori e tu ti ritrovi con la necessità di far giocare 3 riserve. Però ti ripeto, non è da questa partita che l'Avellino deve chiedere la Serie B, cioè questa è una partita nella quale deve dimostrare di valerla, confermare anzi questo tipo di impostazione. Però sono le solite parole, cioè una squadra che ha fatto una grande ripresa, che ha scavalcato il Catanzaro, che ha scavalcato soprattutto il Bari, e che oggi si ritrova nella seconda posizione, secondo me ha già dimostrato ampiamente di meritare la categoria. Domani intanto il consiglio direttivo della Lega Pro allungherà almeno di una settimana la fine del campionato, poi arriverà anche il tempo delle riforme. Inevitabile, ma io poi tra l'altro non sono tanto in sintonia con Ghirelli sulla riformulazione del campionato. Secondo me il Serie C dovrebbe essere ridotto in termini numerico di squadre, anche perché non è più sostenibile, non soltanto per quest'anno della pandemia, ma per diverse ragioni di carattere finanziario. Quindi io credo, ma questo anche dovrebbe toccare la Serie B e altrettanto la Serie A. La Serie C secondo me è in una condizione di difficoltà superiore, perché ha meno introiti rispetto ad altri campionati, ma alcune squadre lavorano come se fossero veramente squadre di Serie B, non dico di Serie A bassa, ma quasi, per cui ci sono degli investimenti di carattere economico estremamente elevati e secondo me fuori da ogni logica. Per cui io sarei per una riduzione del numero delle squadre e una riformulazione per renderlo veramente un campionato sostenibile, soprattutto un campionato di formazione.